Un attore, un comico, un artista con la A maiuscola che dopo aver regalato oltre 40 anni di risate al suo pubblico, ora vuole donare sogni ai giovani talenti di Sezze. Maurizio Maturani, in arte Martufello, non ha mai dimenticato le sue origini ed ha voluto omaggiare la sua città con una scuola di teatro con corsi gratuiti per un anno. È tanto tempo che pensavo di fare una cosa del genere a Sezze, però non c'erano i posti, io stavo trovando un locale. Però poi ho visto questa chiesa, ma poi la cosa che mia madre si è sposata qui, che era di un'altra parrocchia, ha pagato la cauzione a quel prete, perché allora si faceva così, di quell'altra parrocchia si è venuta a sposare qua. Io non sono capace di insegnare nel modo più categorico, quello lo dico con la più grande serietà di questo mondo. Però c'è gente che è capace e faccio venire anche gente da Roma, tipo per esempio Sirao. Edoardo Sirao, che oltre ad essere un bravissimo grande attore, è un grande insegnante di recitazione. Quindi lui è veramente capace. Bravo, una volta ogni 20 giorni, una volta ogni 15 giorni, capito? E poi c'è Luffarelli con tutto il suo gruppo, Giancarlo con l'associazione Le Colonne, che insomma insegnano loro, capito? E poi chiamiamola novità, che ogni artista che viene a fare lo spettacolo qui verrà il pomeriggio per fare un incontro con gli studenti. Insomma, sono contento. Il Teatro San Michele Arcangelo diventerà la dimora dei sogni per i tanti giovani di Sezze. Un'iniziativa che secondo me si basa su una intuizione molto semplice ma molto forte, quella di valorizzare i talenti e le risorse e le ricchezze di questa città. E Martufello da questo punto di vista rappresenta un'eccellenza. Credo che Sezze sia conosciuta in Italia soprattutto grazie alla sua statura artistica, alla sua popolarità. Quindi il fatto che lui abbia voluto donare a Sezze un luogo come questo, nel centro storico, per rivalorizzarlo e poi per coinvolgere tanti giovani, secondo me è un'iniziativa molto bella. Un corso di teatro aperto a tutti, con ovviamente le implicazioni di crescita artistica di tanti ragazzi, gratuitamente, questa è la grande cosa importante.